Dall'Ara e la squadra di Veneri, neopromossa ma capolista, sfiora il colpaccio senza alcun timore reverenziale. Lo stadio da 40.000 posti non impressiona più di tanto i giovanotti piacentini. Fiorenzuola geometrico e razionale, Bologna né l'uno né l'altro. Alla mezz'ora Cervellati è molto bravo a neutralizzare la botta di Crippa. Ventesimo della ripresa, rinvio sballato di Casabianca, Vecchi decide che si può cominciare a fare sul serio, Fiorenzuola in vantaggio. Guizzo rossoblù un quarto d'ora più tardi. Ermini, Sacchetti, invito delizioso di quest'ultimo per Negri, che di testa sa il fatto suo, Fiorenzuola ingenuamente infilzato in contropiede. Una fiondata di Sacchetti su punizione, un'affrettata espulsione, lo russo deve uscire per scorrettezze giudicate gravi solo dall'arbitro bancale di Latina. Il Bologna non intravede orizzonti più sereni, 14.000 tifosi allo stadio, anche in C1, meritano un gioco più decoroso. Nell'1-1 di Alessandria Spal, più rissa che gioco, botte a non finire, ammonizioni, tafferugli fra tifosi alessandrini e forze dell'ordine. Entrambe le reti sono state segnate su rigore nella ripresa. Sono andati in vantaggio i padroni di casa al nono, quando Fermanelli, atterrato da Paramatti, ha trasformato la massima punizione. La Spal ha pareggiato al 21esimo, un mani in area di Maurino ha provocato il penalty che Bizzarri ha realizzato. L'espulsione dei biancazzurri Papiri e Paolone nelle fasi finali ha completato il quadro di una partita da dimenticare. Il commento di Paramatti. Punto diciamo voluto, perché siamo scesi qua al Moccagatta determinati per raggiungere anche la vittoria. Naturalmente come si erano messe le cose, un punto è più che gradito. Che cos'è che vi è mancato allora? Ma niente, nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni che se concretizzate potevano cambiare il volto della gara. Il Chievo Verona gioca in pressing a tutto campo e imbriglia il Como che soccombe per 1-0. I gialloblu hanno giocato una partita alla grande interpretando alla perfezione il modulo voluto da Malesani, imbrigliando la manovra dei comaschi che non hanno quasi mai ragionato nella zona nevralgica del campo. Così Curti e compagni hanno sempre smorzato le iniziative dei lariani, fermandoli nei pressi dell'area di rigore, tanto che Zanin non è stato mai severamente impegnato. Nel primo tempo le due squadre giocano per linee orizzontali senza mai tentare l'affondo con la palla che ristagna spesso a centrocampo. Ma è il Chievo Verona che sul finire del tempo sblocca il risultato. C'è un cross di Moretto, Gori fa da ponte, arriva a Rinino che al volo mette alle spalle di Franzone. Più vivace la ripresa con il Como proiettato in avanti alla ricerca del pareggio. Mirabelli tenta la conclusione su calcio piazzato, ma la sfera sfiora il montante. I comaschi si scoprono dando la possibilità ai veronesi di costruire veloci contropiedi, ma le punte, vedi Tamagnini che aveva sostituito Spatari all'inizio del secondo tempo, hanno la mira sbagliata. La partita termina con il Como tutto all'attacco, ma il Chievo Verona fa buona guardia. Il Mantova vince, continua a tallonare le prime e relega il Palazzolo all'ultimo posto. La squadra di Tomeazzi sbaglia parecchie occasioni, ma alla fine riesce ad imporsi meritatamente. Clamorosa l'opportunità mancata da Nervo a porta vuota e clamorosa la svista dell'arbitro che non si accorge della deviazione col braccio di Dagani. Il gol biancorosso però arriva in chiusura di primo tempo grazie a Pasa che di testa gira ottimamente una palla di Nervo. Nella ripresa lo stesso Nervo butta via un'occasione abbastanza appetitosa ed il Mantova continua ad imbastire azioni pericolose. Qui il portiere Brivio salva in due tempi. Il raddoppio dei Virgiliani è ancora di testa, di Pasa. Viene però annullato per una carica di Pradella su Poma. L'attivissimo Nervo poco dopo dà il là all'azione del secondo gol di Pasa. Il Palazzolo protesta, ritiene l'autore della rete in fuorigioco. Su calcio d'angolo il 2-1 di Gorlani. È finito a reti bianche il derby toscano tra Empoli e Massese, partita mediocre e povera di contenuti tecnici. È arrivata la prima vittoria. Alla 12ª giornata contro la Pro Sesto è riuscita a strappare i tre punti con Lorenzo. Non sempre vince chi gioca meglio e quella di ieri non è stata certo la migliore prestazione degli arancioni. La Pro Sesto è squadra ben organizzata, con buoni schemi e aperture a smarcare,
ma ieri i biancazzurri hanno trovato sempre vinti sulla via della rete. Il gol al 24esimo, Gutili smista per Lorenzo. La difesa pensa al fuorigioco, ma non è così, e l'arancione segna. I Lombardi tentano il recupero, due volte Brevi ci prova, senza fortuna. Nella ripresa gli ospiti pressano alla ricerca del pari, ma sono i padroni di casa, in contropiede, a sfiorare il raddoppio. Poi sono ancora i Lombardi a portarsi dalle parti di Vinti, ma senza successo. Al 34esimo l'episodio che ha fatto discutere. Casazza atterra Bellini sulla linea dell'area piccola. Si invoca il rigore, o almeno l'espulsione del portiere, ma il signor Serena si limita all'ammonizione. In pieno recupero ancora un guizzo dei biancazzurri, ma il risultato rimane sull'1-0. Senza infamia e senza lode il punto conquistato a Carpi dalla Triestina, scesa al Cabassi con il dichiarato intento di conquistare un punto per riprendere quota dopo la pesante sconfitta interna ad opera dell'Empoli. Una bella girata neutralizzata da Drigo ha reclamato il rigore per questo intervento ai suoi danni di Pasqualetto, ma l'arbitro ha fatto proseguire. Un derby senza grandi emozioni, quello tra Carrarese e Prato, dominato dalla paura delle due squadre di restare ferme in classifica. Bello e concreto, saggio e pazzo al tempo stesso, il tutto sinonimo di qualità e consistenza. Questa è la squadra che allunga il passo in testa alla classifica del girone B della Serie C1. Giudizi altamente positivi e più di più espressi contro una squadra di ottima caratura. La Juve Stabia di Pierino Cucchi onora il suo impegno con una prestazione che non la premia soltanto perché ha trovato dall'altra parte del campo un'avversaria decisamente di altra categoria. Perugia e Juve Stabia hanno comunque giocato al calcio, senza fasulli accorgimenti tattici. E poi la torta sulla ciliegina del Perugia l'ha messa Lamberto Piovanelli, con una conclusione di destro imprendibile e con un raddoppio di rapina marchio bomber di lusso. Niente male per il debutto al Curi. Sensazioni, emozioni di questo debutto casalingo? Ma devo dire un pubblico stupendo, sono contentissimo di aver dato queste soddisfazioni, perché oggi veramente non pensavo di giocare in Serie C. Sul 2-0 il Perugia ha fallito la terza rete, la Juve Stabia ha preso coraggio dimezzando lo svantaggio con Lunerti. I campani, sfruttando le fasce e recuperando in cabina di regia Talevi, sono cresciuti in pericolosità. Talevi è un giocatore che è molto tecnico, bravo a lanciare i compagni, direi che sono tempo siamo usciti noi molto bene contro una grossa squadra. Io ritengo che il Perugia sia la squadra più forte del campionato. Perugia è imprendibile, il campionato è ancora lungo, ma il patron Gaucci non nasconde la sua soddisfazione. Continuando con questa media dei risultati, possiamo ancora distaccarci dalle squadre inseguitrici e quindi giocare con più tranquillità sia quando si gioca in casa sia quando si va fuori. Tre punti per la vittoria, uguale più spettacolo e gioco. Una vera chicca per tifosi e sportivi. Così avevano sentenziato i dirigenti federali quest'estate quando avviarono l'esperimento per la C1 e la C2. Blu che si attestano nella zona playoff. A farne le spese l'avversario più tradizionale, il Matera. Mezz'ora giocata alla pari su un mare di fango. Potenza più pratico è Matera impegnato in rigide marcature. La svolta del derby la dà uno dei migliori giocatori in maglia azzurra, De Ruggero. Fallo pesante su Intrieri, cartellino giallo, reazione verbale alla decisione dell'arbitro ed espulsione. Appena il gioco riprende, il Potenza va in gol. Gran legnata di Didio, la palla batte contro la traversa e ricade sulle spalle del portiere Bruno per poi adagiarsi in rete. E per il Potenza il derby si fa tutto in discesa. Partita ardente, come previsto dal copione, con gli azzurri materani ben diversi da quelli delle prime giornate. Di contro il solito Potenza che dà l'anima per 90 minuti. Il campo pesante lo condiziona, ma solo in parte. Sul finire del primo tempo, De Rosa cerca di emulare Didio, ma la sua stangata coglie in pieno la traversa. Nella ripresa, nel giro di 40 secondi, due episodi chiudono il derby. Da una parte, gran tiro di De Rosa che sfiora il palo, e dall'altra, su cross radente di Baldi, raddoppio di Intrieri, di piatto destro. E il Potenza continua a sognare. Tutta la partita fra Barletta e Salernitana era chiusa nei 5 minuti finali. Correva il 41esimo quando Di Pietro veniva atterrato platealmente in area da Tosto. Ineccepibile rigore che Cotroneo calciava lato. In piena zona di recupero lo stesso Tosto indovinava un gran tiro dal limite che non lasciava scampo a Gandini e regalava alla Salernitana una vittoria che le consente di rimanere in zona playoff. La giornata si apriva con il gemellaggio fra le due tifoserie. All'inizio il Barletta rendesi più pericoloso su un campo ai limiti della praticabilità per l'abbondante pioggia.
La risposta dei campani era affidata a Zian, ma Gandini faceva buona guardia. Ancora pericoloso il Barletta con Arcadio, che mancava il bersaglio da favorevole posizione. Non riusciva a fare di meglio un minuto dopo Sgherri, che di testa concludeva alto. Nel secondo tempo la Salernitana si faceva più intraprendente e impegnava Gandini prima con Richetti e poi con De Silvestro. Poi i minuti finali che cambiavano il volto della partita, condannando il Barletta alla prima sconfitta interna e a un preoccupante terzultimo posto in classifica. Buon calcio e ricerca costante del successo pieno tra San Benedettese e Casarano, che non si risparmiano per un attimo su un campo molto allentato. Stiamo vedendo il meglio del primo tempo, gioco a tutto campo, grande determinazione, manovra efficace e già diverse occasioni sia per i locali in maglia rossoblu che per gli ospiti. Ma è la ripresa a riservare il meglio, con la San Benedettese che passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross di Esposito e colpo di testa vincente di De Padre. Pronta ed efficace la reazione della squadra di Antonelli, che si procura un calcio di rigore, atterramento in aria di Picconi su Passoni, trasformato dallo stesso Passoni che spiazza Coccia. Alla mezz'ora sono i locali a beneficiare della massima punizione per atterramento di De Angelis lanciato a rete. Damiani batte forte, ma c'entra la traversa. Continuano a cercare il successo pieno le due squadre. La Samb, sempre molto positiva in casa, attacca in massa e si espone al contropiede che porta Passoni, proprio allo scadere, a centrare il palo alla sinistra di Coccia. È un Ischia determinato, volitivo, quello che batte il Chieti cogliendo la terza vittoria consecutiva. La squadra di Casale riesce anche ad offrire per lunghi tratti un gioco piacevole. Il Chieti, privo di qualche titolare, si difende nel secondo tempo, ma è costretto già a subire un gol, peraltro annullato dall'incerto innocente di Udine, realizzato di testa da D'Urso dopo 10 minuti. La squadra ischitana continua a pigiare sull'acceleratore. Al 39esimo c'è una fiondata di D'Alessio dal limite su una respinta corta di Sabatelli nell'area di rigore teatina. Al 42esimo sblocca il risultato per l'Ischia il difensore Orsini. Sull'ennesimo angolo battuto dalla destra da Muro non interviene Alidori e per Orsini sul secondo palo mettere in rete è un gioco da ragazzi. Nel secondo tempo Muro viene sostituito e proprio qualche minuto dopo l'uscita del fantasista ischitano giunge il raddoppio dell'Ischia con un'azione da manuale. Gonano ruba palla nella tre quarti avversaria, da Adibaia che gli restituisce il pallone in velocità. L'ala ischitana va sul fondo e rimette al centro, dove la corrente D'Urso di piatto spinge in rete. Sul 2-0 per l'Ischia la partita sembra chiusa, ma la riapre una incertezza del portiere Morrone, che temporeggia nel rinviare la palla. La conseguente punizione è battuta alla perfezione da Tomei, che infila il portiere riaprendo la partita. Il Chieti, peraltro in 10 per l'espulsione di Ortoli, cerca di acciuffare il pareggio, ma è Gonano al 38esimo e al 42esimo a sprecare per l'Ischia l'occasione del terzo gol. Tra Siracusa e Siena è parità, un risultato giusto che premia il carattere dei siciliani, ma che nulla toglie all'ottima prestazione dei toscani. Il gol del momentaneo vantaggio dei bianconeri, realizzato solo dopo 5 minuti di gioco da Marino, gela lo stadio De Simone. Il Siracusa tenta una reazione che risulta però debole e disordinata. Per i primi 45 minuti il Siena è padrone del gioco, attuando un pressing a tutto campo. Nella seconda parte della gara l'allenatore del Siracusa sostituisce prima Dybala e poi Tebbi con Lambertini e Ferrara. La manovra risulta così più incisiva, la squadra più determinata. Ma il gol del pareggio arriva per i padroni di casa solo a 5 minuti dal termine, grazie ad un rigore per atterramento di Ferrara. Batte Logarzo che insaccando scaccia l'incubo di un'altra sconfitta. In C1 la Lodigiani, anche contro l'ultima della classe, non va al di là di un pareggio. La squadra romana nella prima frazione di gara ha commesso gravi errori difensivi che il Giarre non ha faticato a tramutare in un doppio vantaggio. Il primo gol al 20esimo, punizione di Castagna e colpo di testa vincente di Airoldi. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti hanno sfruttato ancora un'altra incertezza difensiva della Lodigiani. Al 36esimo è Castagna che spedisce in rete un cross di Olivari. Per i romani la partita, che doveva essere quella del rilancio in classifica, si trasforma così in una affannosa rincorsa. La squadra Gliattardi ha avuto comunque il merito di battersi con tutte le sue forze ed è stata premiata. In apertura di ripresa ha accorciato le distanze la Scala.
Poi Marino, in splendida girata su assist di Matticari, suggellava il definitivo 2-2. La Lodigiani non è poi riuscita a sfruttare gli ultimi 10 minuti in superiorità numerica per l'espulsione del portiere del Giarre e Fice. Incontro a senso unico al comunale della cittadina vesuviana. Due gol e due traverse per i padroni di casa che sbloccano il match allo scadere del primo tempo. Il merito è di Conti, la deviazione determina l'autorete del capitano siciliano Babuin. Il raddoppio al 21esimo della ripresa è opera di Variale, bravo per attenzione e riflessi.